Oggi io direi intanto di partire, Giorgio, su una considerazione. Beh, giornate come queste esprimono in pieno, proprio il valore delle episteme rispetto alla doxa. Questa settimana è stata tirata fuori questa espressione di Socrate. Sicuramente oggi c'era proprio una slide bellissima del professor Burgio, che richiamava appunto a ricercare rispetto all'intelligenza i totalmente asintomatici. C'è tanta gente che potrebbe proprio attraverso il senso proprio etimologico del termine intelligenza, cioè intus ligere, quindi leggere dentro le cose, quindi utilizzare l'introspezione che in medicina è fondamentale per poter poi adeguare il proprio intuito a quella che poi è la conoscenza. Anche se poi alla fine, fondamentalmente, durante una relazione come questa, a me piace lasciare più dubbi che certezze, perché quelli rappresentano poi la sorgente da cui attingere per poter evolvere. E quindi tanti spunti, ti ringrazio Giorgio, effettivamente, per aver dato la possibilità a tanti esperti di mettersi insieme in momenti in cui questa parte della medicina viene, ahimè, soffocata a livello generale, proprio perché si parte da un concetto medico differente. Si parte da un concetto medico in cui la malattia viene vista come qualcosa dall'esterno verso l'interno. È la stessa guarigione, ma non è così, perché la guarigione è qualcosa che richiede un cambiamento interno e va dall'interno verso l'esterno. Ecco perché l'importanza di una medicina personalizzata, di una medicina sistemica o integrata, no? Funzionale, come diceva il dottor Balducci, ma come hanno anche ieri espresso i vari colleghi in maniera eccellenza. E proprio come diceva prima anche il dottor Balducci, la natura è magistra vitae e quindi la natura che oggi sta respirando, in questa fase in cui noi siamo stati incarcerati, la natura sta respirando, e beh, questo è un insegnamento e noi dovremmo partire, come diceva Ippocrate, dalla natura. Io ho avuto la fortuna di avere grandi maestri, sia in medicina interna, sia anche nell'ambito delle scuole di omotossicologia, il professor Bianchi e il professor Matarrese su tutti, che mi hanno proprio fatto comprendere l'importanza dell'individuo e della individualità. La chiave di lettura costituzionale, che è una chiave ampliata rispetto a quello che abbiamo detto in questi 2 giorni, prevede proprio l'innesco di due grosse componenti, che è quella genotipica e la fenotipica, che miscelandosi anche al temperamento individuale e ad altre caratteristiche, formano quello che noi definiamo in medicina sistemica il terreno individuale. Questi sono dei grandi studiosi che nei secoli si sono occupati di biotipologia, con definizioni differenti che chiaramente erano collegate tutte alle conoscenze dell'epoca. Oggi, volendo consolidare il concetto biotipologico a quelle che sono le classificazioni omeopatiche, che vedono in dei minerali importanti, cofattori di tante reazioni enzimatiche, il loro punto di riferimento, possiamo ritenere valida questo tipo di classificazione, possiamo definirla moderna, e in relazione a questa io ho voluto apportare appunto in questa giornata, visto che ci apprestiamo alla cosiddetta fase 2 e visto che comunque abbiamo subito una fase di stress, come il biotipo in relazione alle proprie caratteristiche reagisce ai diversi tipi di stress e come affronta meglio lo stress. Quindi è questa, diciamo, la tematica su cui verterà questa mia relazione. Quindi concordo in pieno
col dottor Balducci che riuscire a prendere dal passato, e lui ho visto che è proprio un profondo conoscitore dell'antico, ma modernizzato, è bravissimo, è un compito degli uomini che hanno un po' di saggezza, e il medico ha il dovere di essere un saggio, è la sua missione. E queste sono le quattro diatesi di cui per primo ci parla un certo Samuel Hahnemann, che già in sé, nella linea che divide queste quattro, la destra e la sinistra, aveva individuato l'ossigeno, poi vedremo perché, come il fautore di quelle che erano queste forze energetiche fisiopatologiche, con le due a destra, il tubercolinismo e la psora, che erano due reattività molto yang, molto ossigenative, e quelle a sinistra, che invece esprimevano nella loro patologia proprio la carenza di ossigeno. Ma rispetto a quello che diceva stamattina il professor Biava, l'embriologia è fondamentale. L'embriologia, la conoscenza embriologica, che è una parte di quella profonda differenziazione poi tissutale che arriva, abbiamo visto, a 252 come numero. Ma noi solamente basandoci sulla reattività dei singoli folletti embrionali, come hanno fatto proprio gli omeopati, possiamo riuscire a comprendere determinate reattività e a mettere insieme una serie di fattori che oggi, modernamente applicate, possono aiutarci a mantenere il nostro stato di salute in una fase più qualitativamente elevata e più lontana dalla patologia. Ma quando parliamo di individuo, non parliamo solamente di caratteristiche fisiche, che ora analizzeremo rispetto alle quattro costituzioni abbastanza velocemente, anche perché poi devo lasciare spazio ad altri illustri relatori, e soprattutto perché poi svilupperemo questi concetti anche nella scuola di alta formazione in cui io sono uno dei docenti. E al di là delle caratteristiche fisiche, vi dicevo, riuscire a comprendere la Costituzione significa riuscire a comprendere la globalità di ogni essere umano, una sua tendenza, un suo temperamento particolare, alcune sue caratteristiche psicologiche, alcune sue caratteristiche neurometaboliche ed endocrine, così anche caratteristiche di ordine immunitario. Cioè potremmo dire che la versione moderna del costituzionalismo omeopatico rappresenta una sorta di rivisitazione, in una chiave di lettura antica, della moderna apnei. Queste sono una serie di definizioni che classificano le diverse costituzioni, non mi posso soffermare molto su di loro perché non ho tanto tempo, però le slide sono a disposizione di tutti, come è solito fare questo gruppo di lavoro, e anche le mie. E vi dicevo che, al di là delle definizioni, ecco, noi possiamo già dall'aspetto morfologico, queste sono una serie di caratteristiche che individuano questa costituzione, dove proprio la spinta auxologica richiama il foglietto endodermico, il foglietto che fa sviluppare soprattutto i visceri, quindi un soggetto viscerale, ma un soggetto con un particolare tipo di metabolismo, un metabolismo anabolico prevalente, di tipo adiposo, quindi un anabolismo cosiddetto grasso, quello del carbonico, come vedete, con una particolare disposizione del grasso, con una particolare predominanza del minerale calcio, che rende questa costituzione, poi vedremo, con certe caratteristiche. Ecco, queste che qua vedete elencate sono tutte caratteristiche tipologiche. Io vi vorrei sottolineare alcune che si riferiscono soprattutto alla prevalenza cortico-surrenalica, soprattutto sull'addomo prominenza, ma anche, soprattutto, anche vedete all'ipotiroidismo funzionale, che
vedremo poi axologicamente come l'ormone tiroideo invece incide molto nello sviluppo di quelle che sono le caratteristiche morfologiche della costituzione fosforica, che fa inquadrare questa tipologia fondamentalmente come una tipologia ipotiroidea e ormono rallentata. Questi sono anche degli aspetti psichici del carbonico, vedete rigidità, regolarità, resistenza, disciplina e ordine, poca combattività, rinunciataria, rinunciatario, pratico, concreto, diligente, metodico, paziente e cerca di fare il minor sforzo possibile. Sono caratteristiche che inquadrano molto bene un soggetto che da un punto di vista energetico-metabolico si caratterizza con un'ipofunzionalità gonadica e tiroidea e quindi un particolare tipo di deposito anche di grasso. Prima parlava, anche ieri si è parlato molto della sindrome metabolica, qui siamo di fronte a un soggetto che ha una sorta di lieve iperinsulinismo di fondo, è un utilizzatore soprattutto della via glicolitica anaerobica e ha soprattutto caratteristiche di ipofunzionalità tiroidea e gonadica. Quindi noi da queste caratteristiche possiamo chiaramente poi studiare strategie su cui intervenire per poter modulare meglio le proprio potenzialità di queste costituzioni, considerando che ci possiamo avvalere anche di una sorta di ipercorticosuranismo in lieve, moderato, una sorta di cortisolo, e non solo cortisolo, ma anche degli altri ormoni corticosurrenalici, secrezione costante, continua, che caratterizza alcune caratteristiche metaboliche, ma anche immunitarie, di questa tipologia, con un'attività prolungata del timo che rende queste tipologie fortemente potenti soprattutto in ambito del sistema immunitario, così ben descritto nella prima relazione di oggi pomeriggio dalla collega pediatra. Fondamentalmente questo è un ipossidatore e al suo opposto, all'opposto del carbonico, ci troviamo di fronte invece a una tipologia in cui dal brevilineo astenico passiamo al longilineo astenico, dove il termine astenico non si parla qua di forza, si parla di reattività, si parla di capacità di rispondere a determinati stimoli stressogeni. L'astenia del fosforico porta queste costituzioni ad essere facilmente esauribili. Sono le costituzioni più francamente ipotiroidee, quelle che più facilmente nell'ambito dello switch neurovegetativo e neuroendocrino subiscono il danno tiroideo di cui parlava prima il dottor Balducci, anche perché non hanno grosse capacità emuntoriali e quindi con difficoltà, essendo microviscerali e non macroviscerali, perché il loro foglietto embrionale, il foglietto cosiddetto ectodermico, cioè il foglietto esterno, che praticamente è quello che permette di formare e sviluppare auxologicamente il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, nonché anche la pelle. I visceri sono esclusi e quindi se io sono un ectodermico avrò una microvisceralità, così come hanno definito grandi studiosi dell'antichità, sono i microsplancnici, e praticamente con una particolare sensibilità, neurosensorialità, sostenuta però per esempio da un surrene non molto potente che li rende appunto costituzioni facilmente esauribili. Queste sono le definizioni. Questi sono aspetti morfologici che richiamano alcune caratteristiche di spinta auxologica, soprattutto tiroidea, perché come vedete il collo lungo, il collo, gli arti, la lunghezza degli arti e soprattutto delle dita, la lunghezza del femore e il torace più allungato sono normalmente delle caratteristiche auxologiche che vengono modulate dall'attività tiroidea. Altre caratteristiche, la prevalenza cranica, quindi viso triangolare allungato, come leggete qui, anche l'iridologia, come vedremo poi successivamente, ma queste sono cose che svilupperemo meglio nella scuola, ecco, vi fa inquadrare un certo tipo di morfologia, vi fa inquadrare un certo tipo di reattività costituzionale, che poi ritrova in molti aspetti psichici, se li riuscite ad imbricare, altre conferme, la flessosità, l'eleganza, la distinzione, la ricerca di perfezione, la gestualità espressiva. È un essere portato allo sprint, non ha resistenza, un'intelligenza astratta, un idealista, un intuitivo, sognatore, emotivo, ipersensibile, con
affettiva, con, diciamo, intelligenza affettiva e immaginativa, fondamentalmente un artista dotato di notevole sensualità psichica. E queste sono le caratteristiche energetico-metaboliche che caratterizzano fondamentalmente i principi di regolazione di questa costituzione. Vedete, alla base la sua reattività neurosensoriale porta una dominanza del sistema neurovegetativo, soprattutto con un ipersimpaticotonismo, e questo è fondamentale, perché questo determina un ipertiroidismo funzionale secondario instabile, proprio perché questa costituzione va, vedremo, facilmente incontro sotto stress, soprattutto cronico, a uno switch, che è quello del cortisolo, con un grosso decadimento di sistemi come per esempio quelli melatoninergici di cui parlava prima il dottor Balducci, che sono molto importanti nella protezione anabolica già carente in questa costituzione. Perché mentre nella costituzione fosforica, mentre la costituzione carbonica eravamo di fronte a un anabolico grasso, qui siamo di fronte a un catabolico magro. Queste sono le costituzioni che da bambini si fanno per colpa di un virus o di interferenze X o Y o vari fattori epigenetici, si fanno le malattie come la celiachia, come il diabete mellito di tipo 1, quello insulino richiedente, e come anche tutte le forme di malattie tiroidee, soprattutto le autoimmuni e soprattutto l'ipertiroidismo. Fondamentalmente nel quadro di regolazione neuroendocrina, l'abbassamento di reattività della ghiandola pineale sposta l'asse cerebrale verso un'iperattività dell'ipofisi anteriore con un eccessivo stimolo soprattutto alla branca simpatica midullo-surrenalica, che non viene invece compensata dalla branca cortico-surrenalica. E questo è importante perché la prevalenza dell'amidollare del surrene porta a un atteggiamento catabolico, certamente una miglioria nella risposta allo stress acuto, ma una difficoltà nel gestire lo stress cronico. In sport, per esempio, queste costituzioni sono molto, per esempio, rappresentate dai velocisti. Per esempio, io che sono un medico di una squadra di calcio, i laterali nel calcio sono di solito i terzini alti, che sono costretti durante la partita a fare scatti più volte. Ecco, quel tipo di tipologia io ho corrisposto in pieno i 10 anni di pratica sportiva, come facilmente il fosforico sia una costituzione, per esempio, dal punto di vista sportivo, inquadrabile con certi ruoli, per esempio in campo calcistico, ma non solo. L'ipoinsulinismo è un fattore molto interessante, vedremo, nella regolazione dello stress, così come anche l'ipocorticosurrenalismo in una fondamentale attività di iperossidazione, considerando che stiamo parlando anche di una costituzione tendenzialmente aerobica. Questa è una costituzione il cui metabolismo aerobico è facoltativo, cioè utilizza molto per esempio la via dell'ATP attraverso la fosforilazione ossidativa, ma anche attraverso la beta ossidazione degli acidi grassi, che è molto attiva anche perché è tendenzialmente una adrenergica e anche una glucagonenergica, quindi produce molto, molto più facilmente il glucagone, proprio perché non ha la spinta opposta dell'insulina. Considerate che gli ormoni lavorano molto in antagonismo e quindi considerate che da un punto di vista di ossidazione sono soggetti che vanno facilmente incontro a uno stato di iperossidazione e quindi vanno protetti. Questa invece è la costituzione cosiddetta mesodermica, sanguigna, mentre il carbonico viene definita linfatica, la fosforica o la muriatica, vedremo, stiamo nel campo del bilioso, qui siamo nel sanguigno. Colore rosso, qua ci sono alcune foto, non c'è politica nella foto di Berlusconi, solamente una tipologia che, fra virgolette, racchiude in pieno le caratteristiche del sulfurico. Considerate che quando parliamo di qua parliamo di fisiologia, non stiamo parlando di patologia, e quindi stiamo parlando di caratteristiche che dovrebbero rappresentare certe modalità di esprimere la propria personalità, il proprio carattere, il proprio temperamento, che sono instaurate geneticamente, ma che poi possono essere anche attraverso una modulazione intrapsichica modificate durante l'esistenza, anche attraverso l'intervento di fattori esterni, sicuramente. Queste sono alcune definizioni. Qua siamo nel brevilineo astenico, al contrario appunto del brevilineo astenico che è il carbonico, il sulfurico, soprattutto il sulfurico neutro, perché poi dobbiamo definire il sulfurico anche in altre due definizioni, cioè sulfur magro, che si avvicina di più al fosforico, e sulfur grasso, che invece si avvicina di più al carbonico.
Queste sono alcune caratteristiche. Una caratteristica che domina nel sulfurico è la prevalenza del torace. Il sulfurico ha una grossa centralità nel cuore, è chiaro, apparato cardiovascolare. Il mesoderma sviluppa soprattutto l'apparato cardiovascolare, quindi il cuore, i grossi vasi, sviluppa il mesentima, quindi sono soggetti molto connettivali, che usano molto il connettivo, come faceva ben capire stamattina, ma anche ieri si è parlato molto di connettivo. Stamattina nella relazione sull'ossigeno, l'importanza proprio del mesentima. Questo è un mesentima molto plastico. Vi dicevo, la genesi nel sulfurico di origine mesoblastica forma soprattutto i grossi vasi, forma soprattutto l'apparato respiratorio. Questa costituzione è una costituzione respiratoria, toracica, utilizza molto l'energia del cuore, ha un grosso sviluppo delle gonadi, ha un grosso sviluppo, vi dicevo, del sistema anche reticolo endoteliale, e quindi in ambito di strutturazione morfologica è un soggetto brevilineo, considerando che quando parliamo di brevilineo non dobbiamo considerare solamente la lunghezza, l'altezza e quindi il profilo longitudinale, ma il rapporto fra la parte longitudinale e la parte trasversale. Sono soggetti che hanno una loro compattezza, una loro robustezza, vedete arti corti, torace sviluppato e tante altre caratteristiche che qui potete leggere, con aspetti psichici che caratterizzano proprio una persona che spesso ha caratteristiche da leader, da uomo o essere umano che riesce a governare le masse e i gruppi di persone. Perché è caratterizzato da stabilità il suo essere, costanza, passionalità, bene comune, ha una prevalenza proprio della vita di relazione rispetto a quella vegetativa, cosa che invece succede nella componente opposta al sulfurico, cioè quella fluorica, dove si prevale quella che è la vita vegetativa. È una persona di azione, mentre il fosforico è più di pensiero. Questo essere umano è caratterizzato dal suo agire spesso anche avventuroso, ma appunto che va oltre spesso perché è dotato di una notevole forza del cuore, di cui poi brillantemente ce ne parlerà la relatrice successiva, la dottoressa Silvia Di Luzio. Un buon mangiatore, soggetto molto caloroso, con un'intelligenza realizzatrice, è un dominatore. Chiassoso, non sta mai fermo, non riesce a stare fermo, è forte sia di testa che di fisico, con una forte e potente sessualità. Questi sono gli aspetti energetico-metabolici che lo caratterizzano, soprattutto un grosso ipergonadismo e un ipercorticosoleralismo che fa sì che fondamentalmente la sua parte, diciamo, cortico-surrenalica, ma surrenalica in genere, perché ha anche un buon stimolo della midollare surrenalica, rappresenti la sua pompa di energia principale, insieme chiaramente a una buona attività dei sistemi ipotalami ipofisari e soprattutto a una grossa centralità, vi dicevo, dell'apparato cardiovascolare, che lo fa inquadrare appunto come biotipo aerobico per eccellenza, con un buon stimolo delle funzioni energetiche globali e con una caratteristica di iperossidatore. Qui siamo a una costituzione che ha in sé delle caratteristiche particolari in cui oggi noi ritroviamo molto genere dell'umanità. La costituzione florica, che è un'appendice patologica della fosforica, quasi sempre, ma che può essere anche una caratteristica che si imbrica alla costituzione carbonica o alla costituzione sulfurica, questa costituzione non ha un riferimento embrionale. Anzi, in questa costituzione i tre foglietti embrionali sono imperfettamente imbricati. Quindi se noi dovessimo definire normo, la costituzione sulfurica va bene con il riferimento del normo. Se parliamo di definizione ipo, abbiniamo il carbonico, iper come reattività il fosforico. Qui noi potremmo usare il termine dis per comprendere questa costituzione.
e questo tipo di particolare reattività. Qui c'è una carenza di terra e di fuoco. Cioè quella che diceva Hahnemann nella diatesi tipica, quando esprimeva nell'uetismo una malattia dell'epoca collegata alla sifilide, che aveva come base un'endovasculite, cioè un'endovasculite cronica geneticamente ereditata proprio da questa tossina luetica, che determinava un'ipossia cronica già alla nascita. È il caso, oggi se ne è parlato anche ieri, dei tanti nostri embrioni che vengono ad essere contaminati già durante la fase di sviluppo. È proprio questo che stiamo inserendo, questa epigenetica proprio vista con questa chiave di lettura che non dimentica l'antichità ma che si sposta con un occhio verso il futuro. È fondamentalmente il danno che stiamo facendo, cioè stiamo attivando delle tossine antiche dove proprio si parte già con un principio di carenza di base, perché fondamentalmente chi nasce fluorico, e poi lo vedremo, è, posso dirlo, uno sfigato, perché chi nasce con queste caratteristiche, che ha delle dismetrie e ha una discontinuità del sistema nervoso vegetativo, di cui, se avete seguito le mie lezioni precedenti, il ruolo importante della regolazione neurovegetativa, della parte anabolica e della parte catabolica, che devono mantenere un loro adeguato sistema di controllo. Le disarmonie varie che si esprimono a livello endocrino soprattutto, ma anche a livello, per esempio, articolare. Io, per esempio, che sono un medico sportivo, se pensiamo ai calciatori moderni che hanno notevoli avanzamenti nell'ambito degli allenamenti, hanno un sostegno di uno staff incredibile, però spesso cadono in gravi lesioni ligamentose, tendine, capsulari, se pensiamo anche quelle vasoparietali, con tutti gli aneurismi e tutti i danni, a quelle muscolari, a quelle mesentimali, del nostro sistema connettivo, ahimè in tante malattie è impazzito. Dove c'è appunto, come diceva anche il dottor Burgio nelle sue splendide lezioni sull'epigenetica, una sorta di confusione che si genera attraverso una serie di disinformazioni che fondamentalmente, nelle quali fondamentalmente l'individuo, l'essere umano, è colpevole. Quindi qui, mentre su alcune diatesi come la psora e il tubercolinismo noi possiamo parlare di un peso della genetica, nella sicosi, che poi vedremo come caratteristica, che è quella che crea tutte le malattie croniche moderne, e nell'uetismo, che è l'espressione diatesica del florico, c'è la colpa umana, c'è un indirizzo nostro, un'incapacità a gestire il nostro stile di vita in maniera adeguata. E queste sono caratteristiche delle costituzioni floriche, che rivedono in tanti aspetti, vedete, soggetto con dismorfismi, per ipotonia muscolare, iperlassità, cranio dolico e brachicefalo. Ecco, mi ricordo tanti, un mio professore di psichiatria che aveva un dolico cranio, un cranio enorme, oppure quelli che hanno un cranio molto piccolo, oppure un'irregolarità cranica, oppure delle asimmetrie. Le dita delle mani asimmetriche, la grande lassità delle articolazioni, le dentizioni irregolari, la volta palatale ogivale, ma tanti aspetti che qua potete leggere, certamente vi possono aiutare a inquadrare questa tipologia, che può essere soprattutto inquadrata per aspetti che sono opposti, per esempio, dal punto di vista psichico, alla potenzialità invece evocata da costituzioni come la carbonica e la stessa sulfurica. Passiamo di fronte a un soggetto che ha un'elevata instabilità, vive di irregolarità e di disordine, ha una lassità vista non solo come lassità articolare, ma anche nell'ambito dei comportamenti. Sono i fuorilegge, quelli che hanno colpi di testa, quelli che vivono nella insicurezza. Immaginate oggi come si è attivata questa tossina, la tendenza alla solitudine, vedete, l'indecisione, proprio questo è l'assenza del ruolo di relazione umana. Qui siamo nel vegetativo, qui siamo lontano da madre natura, natura magistra vite, paura e tendenza al panico, tendenza all'isolamento, maldestria. Potremmo parlare di tanti personaggi della storia dell'arte, della storia della poesia, se pensate, no? Ma queste sono le caratteristiche energetico-metaboliche che caratterizzano il soggetto fluorico, vedete? Con una predisposizione patologica, d'andamento cronico, e questa è caratteristica proprio del fluorico, soprattutto le patologie d'andamento cronico, quelle che non vengono classicamente inquadrate benissimo, con alterazioni neuroendocrine, poi lassità osteoarticolari, muscolari, vascolari, con iporeattività del sistema immunitario, ma anche con facili manifestazioni autoimmune. Una sorta di disorder del network immunitario che porta appunto a verificarsi una serie di sintomi, una serie di patologie con difficoltà di inquadramento nosologico.
una frequente disendocrinia con distiroidismo. La tiroide ha una grossa centralità nella patologia del fluorismo e soprattutto perché non c'è una forza, una vis energetica potente, resistente e quindi sostenuta dal fatto che il surrene è molto scarico e la tiroide è molto instabile, in un soggetto fondamentalmente ipossidatore. Qua siamo nell'embricazione perfetta dei tre foglietti embrionali, dove troviamo nel soggetto muriatico appunto l'embricazione di ectoderma, endoderma e mesoderma che avviene in maniera lineare e quindi inquadra un soggetto che per caratteristiche è un catabolico, ma un catabolico aerobio assoluto, al contrario del catabolico aerobio relativo, che è invece il fosforico. Qui siamo di fronte a un longilineo stenico, a differenza del fosforico che invece astenico, è il normotipo per eccellenza, cioè un sulfurico magro, anatomicamente più slanciato, con una buona struttura osteoarticolare e muscolare, normo endocrino, anche se tende ad avere un'attività maggiore a carico della sua tiroide, soprattutto funzionalmente un ipertiroidio e soprattutto ha una grossa reattività della ghiandola ipofisi e soprattutto del sistema ipotalamico e questo gli permette attraverso i feedback vari di resistere meglio di tutti a diverse situazioni stressogene grazie anche all'aspetto catabolico aerobico che lo caratterizza e quindi pur con prevalenza simpaticotonica pur sempre viene garantita in questa costituzione un buon equilibrio neurovegetativo con l'acceleratore simpatico, il deceleratore e il freno parasimpatico che sono abbastanza tutti e due attivi, con una velocità di ossidazione cellulare accelerata. Siamo di fronte anche qui a degli iperossidatori. Fondamentalmente, mentre il quadro delle costituzioni rispetto alla regolazione dello stress inquadra un aspetto più statico, le diatesi applicate alle costituzioni inquadrano invece un aspetto più dinamico. La modalità con cui quel tipo di trait neuroenergetico-metabolico, psicologico, riesce a, diciamo, reagire a questi stimoli sviluppando una diatesi, una modalità reattiva, che lo porta ad esprimere quelle che si definiscono forze energetiche fisiopatologiche, che sono delle modalità di ammalarsi. Sento il rimbalzo della mia voce. Tutto bene? Ok. Dicevo, sono delle modalità con cui si ammala l'individuo più predisposto rispetto proprio alla costituzione che lo compone. Quindi qua siamo di fronte a un aspetto più dinamico. Queste sono le quattro diatesi. Non stiamo a soffermarci, vi dico subito che mentre la psoria e il tubercolinismo inquadrano soprattutto patologie con il suffisso ite, e quindi patologie più infiammatorie, quelle che sono a sinistra, la sicosi che appartiene di più al carbonico, ma anche a uno psorico astenico, e l'uetismo, che invece può essere una caratterizzazione più del tubercolinico in fase astenica, ma fondamentalmente del fluorico, ma può essere anche una caratteristica anche dello psorico e del psicotico, sono l'uetismo e la sicosi invece espressione di malattie in cui abbiamo superato la linea di divisione della tavola omotossicologica, la linea di divisione biologica fra le malattie in cui noi abbiamo ancora una fase di reazione, una fase di esudazione, una fase di deposito, ma in cui la cellula, il danno cellulare, il danno mitocondriale, il danno profondo, il danno ossigenativo ancora non si è espresso e quindi c'è una capacità ancora dell'organismo a riuscire a vicariare quel tipo di reattività. Cioè noi dobbiamo essere bravi a mantenere le persone soprattutto anche in relazione al loro quadro costituzionale, in una fase più, diciamo, di reattività psorica e tubercolinica, e questo ci permette di migliorare chiaramente la possibilità di non farli ammalare cronicamente. Se pensiamo alle patologie associate alla psora, questa forza energetica fisiopatologica sanguigna che attraverso proprio il sangue usa spostarsi, vedete, molte patologie psoriche sono moderne, le iperreattività alimentari, le intolleranze, le allergie, tutti gli aretismi nervosi, molte che caratterizza molta gente della nostra epoca, l'ansia, ma fino alla sindrome ansioso-depressiva quando la psora diventa più astenica. Lo stesso dicasi
per le dermatiti, la psoriasi diffusa, le stesse sindromi fibromialgiche che ritrovano sia nella psora sia nel tubercolinismo, un grande campo di applicazioni. Stamattina abbiamo visto una lezione magistrale del dottor Mariani sulle neurotossine dei metalli pesanti che incidono molto, insieme alle carenze di ossigeno, all'acidosi e ad altri aspetti, alle disregolazioni profonde in queste sindrome. Così come tutti gli altri che sono in basso appartengono, cioè l'ipertensione arteriosa, la cardiopatia ischemica, l'obesità androide e il diabete di tipo 2, soprattutto a reazioni psoriche di tipo più astenico, dove già si viene a sviluppare una patologia. Il tubercolinismo che ha delle caratteristiche soprattutto collegate a una difficoltà di assimilazione e di utilizzo di minerali e oligoelementi. Oggi siamo di fronte a quadri tubercolinici perché abbiamo anche, più spesso, perché abbiamo anche una carenza, come ha fatto vedere il dottor Balducci nella sua relazione bellissima, abbiamo una carenza di principi nutrizionali lì dove pensiamo di trovare il cibo nutrimento. Siamo demineralizzati fondamentalmente. Vedete, il quadro tubercolinico che appartiene di più al fosforico racchiude una serie di patologie che hanno una grossa centralità sulle vie respiratorie, elemento metallo in questo caso, polmone colon, ma anche le poliartrosi, la neurastenia, l'anoressia, la bulimia nervosa, la dismenorrea funzionale, il basedo, il diabete tipo 1, il Crohn, il LES e tanti altri aspetti possono racchiudersi in questo tipo di inquadramento. Passiamo invece verso le diatesi più in cui c'è più carenza di ossigeno. Sono diatesi in cui l'organismo si ritrova per una condotta di tipo patologico, di solito subliminale. Qua si tratta di soggetti che hanno un'infiammazione silente, qua sono soggetti che non sono fortemente sintomatici, ma che, come diceva Hahnemann, prima colano e poi costruiscono. Prima c'è la caratteristica della sicosi e la sua linearità, la sua proprio cronicità, ma la sua continuità. È perfida, insidiosa, non è apparente e quando compare però può far male, perché è caratterizzata da tutte le patologie che oggi portano per esempio a molte persone a vivere l'ultima fase della loro vita con tanti farmaci. Sono i pluripatologici, sono quelli che hanno più subito i danni anche del Covid, sono quelli in cui spesso la riparazione retossica viene attuata proprio perché si parte da un principio, siamo di fronte spesso a costituzioni carboniche, in cui il sentire, il percepire il proprio stato di stabilità, il proprio star bene, la propria salute, non appartiene proprio a questa tipologia, per cui fondamentalmente perché sono tipologie che hanno soprattutto nella loro somatopsichia una manifestazione prevalente, non sono psicosomatiche, per cui fondamentalmente la tendenza a sviluppare patologie col tempo, i dismetabolismi di cui si è parlato molto bene ieri, le dislipidemie che sono connesse anche alle problematiche che ha fatto vedere prima il dottor Balducci parlando di testosterone e di tanti ormoni surrenalici. Vedete, tutte patologie, l'infedema, l'insufficienza venosa, considerate un infedema non solo l'edema linfatico, visto che siamo di fronte a costituzioni linfatiche a livello degli arti, ma pensate un edema linfatico del tessuto polmonare che porta spesso a quadri che noi andiamo a definire come broncopatie croniche, ma in verità non è così. Lo stesso edemi tissutali, mesenchimali, a livello del mesenchima dei vari tessuti, per esempio il mesenchima cerebrale o del mesenchima epatico, e quindi che portano a quadri di patologie, così come a livello vascolare, dove un danno endotelitico si associa anche a una capacità di accumulo tipica di questa tipologia che vedete tende a fare accumulo. La sicosi è proprio questa, prima cola e poi costruisce, quindi disepatismi come la steatosi, ma anche le patologie successive alla steatosi, le colelitiasi, le litiasi renali, i fibromi, la gotta, le cisti, le distonie neurovegetative, e per dare una conferma a quello che diceva stamattina anche il professor Biava, le neoplasie, cioè la carenza di ossigeno, e qua siamo in un quadro in cui è carente l'ossigeno, è un terreno fertile per lo sviluppo delle neoplasie, parlando proprio dei protocolli in cui è stato inserito anche il self-food,
chiaramente da qui, dalla conoscenza delle diatesi, si capisce perché le due diatesi più fondamentalmente neoplastiche che creano neoplasia sono la sicosi e la diatesi luetica, che vedremo successivamente, che sono le due diatesi con carenza o con privazione di ossigeno. Questo è il luetismo, la lue, mentre la sicosi si abbinava alla malattia gonorroica, quindi dalla Neisseria gonorrea, qua siamo di fronte al treponema pallidum. Siamo di fronte a delle tossine che sono state geneticamente diffuse in tutta Europa, anche attraverso, fra virgolette, la marineria. Beh, considerate che il luetismo era una malattia veneria, era la malattia dei marinai, e considerate come, per esempio, io che sono pugliese, abbiamo dei territori, soprattutto il territorio del sud, del Salento, dove io noto moltissime caratteristiche luetiche. Beh, considerate uno dei balli famosi, la Taranta, che è proprio di Melpignano, un paese del sud Salento, praticamente appartiene a una caratteristica di un rimedio, la tarentula, che è un rimedio luetico. Immaginate come la storia della medicina potrebbe trarre moltissimo dalla sociologia, oppure portare anch'essa dei contributi. Questi sono i quadri patologici associati all'uetismo, vedete, stanchezza psicofisica, insufficienze circolatorie centrale e periferiche, cioè tutte patologie gravi, stati depressivi, le involuzioni cerebrali che oggi sono sempre più all'ordine del giorno e sempre più precoci. Ecco, una caratteristica dell'atteggiamento luetico è la precocità dei sintomi. Dice Vaneman, prima cola e subito distrugge, e ha una caratteristica di distruzione spesso ulcerante, diceva, cioè praticamente distrugge con distruzione tessutale, perché siamo di fronte a un terreno atrofico, a un terreno distrofico, è spesso il terreno in cui noi troviamo i nostri malati oncologici. Le alterazioni neuroendocrine, la rettocolite ulcerosa, le malattie autoimmuni, le sindromi neurodegenerative, chiaramente non solo la sclerosi multipla, poi ce ne sono gli altri, e soprattutto, come vi dicevo ben prima, le neoplasie. Ora, quello che l'antichità, l'omeopatia, attraverso quello che ci ha insegnato, ci ha dato come base, noi oggi, in relazione alle moderne conoscenze di neurobiologia, delle neuroscienze, dell'aging, dell'ormonoregolazione, di tutto quello che sappiamo oggi sulla lipidomica, sul metabolismo dell'ossigeno, su quello che è tutto il trait epigenetico che condiziona un benessere, soprattutto l'importanza del microbiota che viene fuori. Io, uno dei primi studi che ho fatto è stata la correlazione fra candidosi e parassitosi su 3.000 miei pazienti in ambito tipologico, dove ho dimostrato che, per esempio, la candidosi è più di terreno fosforico, mentre la parassitosi, e considerate che per esempio l'S-Drive mette fuori spesso micosi, parassitosi, e vi farò capire poi durante la scuola come dobbiamo interpretarlo. Però le parassitosi in ambito, per esempio, notavo che il sulfurico presentava dalle mie parti, dove è più facile, perché c'è anche maggiore energia termica, siamo al sud, siamo con un'energia particolare, e praticamente lo psorico presentava più facilmente parassiti in fase estenica. Ho fatto uno studio che ho presentato a un congresso. Amico mio, c'hai 5 minuti. Ce la facciamo tranquillamente. Dicevo, nell'ambito di queste regolazioni che noi svilupperemo, vedete, bilancia di H1, TH2, disbiosi, flogosi, noi possiamo creare, e io lo sto facendo scrivendo un libro, un nuovo modello costituzionale che praticamente ci permetta modernamente di interpretare quello che i saggi, le antichità, le antiche medicine ci hanno lasciato. Oggi vi voglio parlare di come le costituzioni affrontano lo stress, perché è il mio piccolo contributo che vi posso dare per affrontare meglio questa fase 2, dove molti di noi torneranno a lavorare e quindi si troveranno gente particolarmente stressata. Tenendo presente che di tutto questo che qui segnato, sicuramente ne parleremo alla scuola, vedete, è abbondantissimo come materiale, e quindi cercherò di essere molto prolifico nelle ore della scuola di alta formazione. In questa relazione, dove, ecco, da medico dello sport mi piace vedere, oggi ho sentito usare il termine
carico e sovraccarico anche dal dottor Mariani, no? Noi spesso in ambito sportivo quello che dobbiamo fare è dobbiamo lasciare gli atleti in una situazione di eustress e non di distress, in cui si mantiene una prestazione maggiore nel tempo e soprattutto con minore riduzione, perché fondamentalmente è nell'ambito di tutti, degli atleti, poi biotipologicamente indirizzata, ancora più facile interpretarlo, il fatto che si hanno dei periodi di calo. E il medico dello sport, il medico che deve accompagnare un'equipe sportiva, deve cercare di lavorare su questi aspetti. Molti di noi che operano, invece, lo possono fare attraverso i consigli che vi darò già da domani, nell'ambito di quella che è una medicina individualizzata, una medicina appunto sistemica, ma che diventa una medicina umanizzata. Cioè diventa una medicina che vede la persona come essere umano, una medicina antropocentrica che vede l'essere umano in primis e non la sua malattia. Se pensiamo a come regolano le costituzioni lo stress, potremmo dire che il carbonico non regola bene lo stress acuto, proprio perché non ha una grossa tiroide e una grossa energia midollarica a livello surrenale, ma regola molto meglio lo stress cronico. E infatti è un resistente. Il fosforico, al contrario del carbonico, regola meglio lo stress acuto, ma non è performante se uno stressore è cronico. Poi capiremo perché. Il sulfurico invece riesce a regolare bene tutti e due i tipi di stress, e così chiaramente capite bene anche il muriatico. Nel fluorico c'è proprio incapacità a regolare lo stress. Che cosa significa? Significa che noi, e queste sono altre indicazioni che molti di voi che si occupano di medicina energetica, di correlazioni con l'iridologia e con quelli che sono anche le diatesi di Menetrier, così come le forze energetiche dei sei livelli della medicina cinese, possono in qualche maniera cogliere come aspetti congruenti rispetto alla tipologia del paziente che hanno fuori. Così come anche questi riassunti possono essere da voi utilizzati molto sinteticamente. Come lo affrontiamo questo stress? E qui concludo. Mi sono permesso di scrivere alcuni suggerimenti. Se ci troviamo di fronte a un tipo carbonico, vedete l'attività sportiva costante a basso ritmo, sport di fondo e resistenza, e soprattutto aerobico. Un'alimentazione con ridotto indice glicemico e ridotta acidosi. Il consiglio di strutturazioni così rigide vanno implementate per esempio le tecniche osteopatiche per ridurne la rigidità e la contrattura, che permette anche una maggiore elasticità del neuro vegetativo. Ma soprattutto possiamo fare molto col drenaggio emuntoriale e connettivale, e soprattutto anche lo stimolo metabolico su ghiandole carenti, soprattutto le surrenali, le tiroidee e le gonadi. Tenendo presente che siamo di fronte a costituzioni a basso indice ossigenoide, chiaramente queste costituzioni, prodotti come il self food, non devono mancare. Allo stesso tempo, vedete, far posizionare quella tipologia nel suo ruolo. È importantissimo. Molti di noi in questo momento hanno perso il proprio ruolo sociale, il proprio ruolo familiare, il proprio ruolo nell'ambito delle proprie attività. L'adeguato ruolo in famiglia e società per sfruttare le sue risorse, che sono la costanza, regolarità, ordine, è il punto per essere il punto di appoggio, una sorta di pater familia di una volta, no? E può permettere di migliorare la qualità di reattività sistemica di questa costituzione per affrontare meglio questa fase. Le costituzioni fosforiche, immaginate quanto danno abbiamo fatto a chiudere tutti, lo sport di agilità, vedete, che sfrutta la sua destrezza, soprattutto anche con attività anaerobiche, che se lo può permettere fino a un certo limite, ma vanno allenate. Questa è una costituzione che va allenata. L'alimentazione che limita la tendenza catabolica, importantissima, con suggerimenti che ha dato prima anche il dottor Balducci, e promuove soprattutto l'anabolismo, rispettando chiaramente l'intolleranza. Siamo di fronte a costituzioni spesso meiopragiche a livello di barriera intestinale. Sono le costituzioni che più di tutto, insieme alle sulfuriche, soffrono della leaky gut syndrome. E soprattutto privilegiare dei cibi con maggiore radianza elettromagnetica. È necessario in questa costituzione il mantenimento di un adeguato ritmo biologico, perché in questi soggetti lo switch del cortisolo è molto facile, sono soggetti che facilmente, avendo una debolezza melatoninica di base,
hanno difficoltà a mantenere i bioritmi, al contrario per esempio del sulfurico e anche del carbonico. Queste sono, e addirittura il carbonico rappresenta proprio la costituzione abitudinaria per eccellenza. E quindi questo è un altro dato importante che secondo me dovete tenere presente nelle regolazioni di riadattamento di questi, di resilienza di queste costituzioni. Così come è necessaria l'integrazione, fondamentale per il controllo dello stress cronico, con piante adattogene, con l'ormonoregolazione, con l'integrazione mineralica, tenendo presente sempre, come dicevo prima, l'importanza del self-food. Yoga, meditazione, attività artistica, attività culturali devono essere in qualche maniera implementate. Sono costituzioni sensibili, sono costituzioni soprattutto elettrosensibili e sono costituzioni che hanno una grossa capacità di biofeedback tra i diversi sistemi e quindi è fondamentale riattivare quelle che sono le loro potenzialità. Se siamo di fronte a un sulfurico, fateli scegliere sport di forza e resistenza e soprattutto questo deve essere un suggerimento, quello di farlo costantemente nelle varie fasi di vita. Il sulfurico che abbandona lo sport è uno che avrà grossi problemi. E io ne sono un esempio. L'alimentazione metabolica, basso indice infiammatorio, acidosico, glicemico, con la paleodieta, con la chetogenica, con quello che volete, può essere di grosso aiuto, così come bisogna aiutare questi soggetti a ridurre lo stress cronico, che tendenzialmente per tipologia cercano e mantenere adeguati bioritmi, quindi cambiare stile di vita, trovare spazi per sé, i famosi tempi di recupero. Soprattutto tecniche di respirazione e rilassamento, perché sono soggetti che hanno una forte energia e tendono a contrarsi molto, tendono a respirare male. Drenaggio, detossinazione e disintossicazione, le famose 4D del dottor Mariani, qui le possiamo applicare tutte, anche se queste sono costituzioni che quando subiscono un impatto dei metalli pesanti reagiscono soprattutto con il fegato. L'integrazione con antiossidanti sono costituzioni iperossidatrici e soprattutto ormonoregolatorie. L'importanza del self-food qui è anche alla base, come vi ho detto prima, e il ruolo, l'importanza per il sulfurico in società, in famiglia, di fargli occupare ruoli da leader in aziende, in uffici, in squadre sportive, nel posto di lavoro, eccetera. Nel fluorico, scegliere sport di estro e sport estremi, aerobici soprattutto. L'alimentazione ricca di energia calorica e mineralica. Sono soggetti che hanno bisogno di calore, non solo calore umano, ma anche di calore da alimenti e di minerali di cui sono carenti per strutturazione psicobiofisica. Vedete, dobbiamo seguirli di più. I fluorici crescono di traverso. Si sviluppano spesso in isolamento, tendono all'isolamento dal contesto sociale, familiare, economico e politico. Abbiamo l'obbligo di dargli delle regole, di seguirli, di prenderci cura. Troverete in questo contesto chiaramente tanti patologici, ma ci sono tante persone che non sono patologiche che troverete soprattutto esprimere questo tipo di disagio. E bisogna essere bravi a innescare il talento, occupare ruoli in cui l'estro esca fuori e venga valorizzato. Integrando i minerali e le piante adattogene possiamo aiutare a recuperare la loro parte fisica, chimica soprattutto. Le tecniche di respirazione, meditazione e sviluppo di attitudini manuali servono a bilanciare l'estrema carenza di terra e tenere intrappolata la loro bassa energia vitale che tendenzialmente questo tipo di costituzione tende a disperdere. Amico mio, due minuti. Ho finito, Giorgio. Ho visto come sono stato bravo, mi hai chiesto 10 minuti di meno. Mamma mia, grande, grande. Per un'adeguata gestione dello stress, vedete, l'inquadramento biotipologico ci apporta una serie di informazioni inerenti a diversi sistemi di regolazione, che qui leggete. Non sottovalutate le disbiosi, assolutamente. Così come non è da sottovalutare l'aging costituzionale, assolutamente. Questa è la mia conclusione. Ciò permette di riarmonizzare l'individuo nel rispetto della propria individualità apnei e adattare un modello olistico che possa migliorare la qualità di vita nella quantità di vita, spostando la pratica medica dal patocentrismo all'antropocentrismo. Questa è una persona che forse non vi dice niente. Ho visto elogiare tanti esseri umani. Ho visto tanti personaggi farsi spazio nelle reti televisive. Questo è il medico anestesista che ha fatto per prima la diagnosi di Covid in Italia. La dottoressa Annalisa Malara,
io penso che lei si meriti un grande applauso, perché grazie allo sviluppo del suo intuito, vedete, una fosforica, allo sviluppo del suo intuito, unito sicuramente a un amore visto per la medicina, visto che è un anestesista, quindi ha scelto il fronte, e probabilmente ha tanta capacità di introspezione, che è quella che veramente ci può generare quei dubbi che, come diceva il dottor Burgio, sarebbe bastato andare a vedere un po' semplicemente dalla casistica dei cinesi per andare a capire su chi era, con chi avevamo a che fare, e soprattutto avremmo evitato tante vittime. Però io direi che un applauso lo merita questa dottoressa. Ho voluto concludere con un'immagine felice che riguarda la mia storia di medico. Questa è la conquista della Coppa Italia di 5 anni fa, che ha portato il Monopoli Calcio, attraverso questa vittoria, a ritornare in Lega Pro dopo 23 anni. Io ero il loro medico, ho lavorato con loro rispettando il loro stress. Ecco, una squadra sportiva è proprio l'emblema di come si debba rispettare appunto l'individuo, proprio perché la bellezza è proprio la ricchezza delle individualità, e questo è un segnale che deve venire fuori anche da questa lezione. Meraviglioso. E diciamolo che qui c'è il contributo di S-Drive, Bartolo, diciamolo. Assolutamente, assolutamente. Va bene? Grazie, ho concluso. Grazie a voi. Grande, complimenti veramente di cuore. Allora, io, Bartolo, naturalmente la tua lezione dovrebbe durare... settimane, perché la racconti anche tu in modo meraviglioso, ed ecco perché poi la tua, insomma, partecipazione al corso di alta formazione sarà fondamentale per divulgare proprio questi concetti e approfondirli. E il corso di alta formazione parte, come sapete, il 16-17 maggio. Tra l'altro abbiamo inserito, grazie alla super lezione magistrale del grande amico Davide Antoniella di ieri, la sua lezione è così entusiasmato tutti che vogliono un weekend per lo sport, e quindi aggiungeremo alla scuola di alta formazione un weekend dedicato all'attività motoria, e quindi a tutte quello che comporta poi dall'infanzia alla performance sportiva. Grazie ancora Bartolo, grazie di cuore. Allora, la prossima lezione magistrale è vorrei, Bartolo, che tu presentassi la dottoressa Silvia Di Luzio, cardiologa, autrice del Mi Bite Coach, perché ha lavorato insieme a te a questo lavoro, al cui anche S-Drive è stato protagonista. Però ti lascio proprio la parola a te per presentarla. Grazie Luisa. Silvia, sì, scusa. Grazie Silvia. Silvia, non ti vedo. Ciao Silvia. Silvia, dove sei? Sì, io sono qui, mi sentite? Sì. Ok. Sì. Okay. Benvenuta, benvenuta Silvia. Benvenuta. Grazie. L'incontro con Silvia è stato così un'esplosione di sentimenti. Ci siamo subito innamorati, è vero Silvia? Assolutamente sì. Di essere medici. Silvia è una cardiologa, io insegnavo medicina biointegrata all'Università di Chieti, lei è di Pescara, e durante una lezione sulle costituzioni lei mi ha fatto delle domande, io l'ho inquadrata, mi ha fatto dei complimenti, poi gli ho dato dei consigli su qualcosa, mi ricordo che ti ho aiutato a risolvere un piccolo problema di salute che avevi, insomma, con dei consigli indotti proprio proprio con genesi costituzionale, ecco, diciamo così. E da lì è nata una collaborazione che è andata oltre, perché io con Silvia posso ritenermi veramente un grande amico, e che però è sfociata nella scorsa stagione, quando io sono venuto in possesso dell'S-Drive, in un progetto che ha visto come protagonista anche la biologa che lavora con me, la dottoressa Marika De Lorenzis, e praticamente... Poi racconterà, penso, di questo Silvia nella sua relazione qualcosa. Abbiamo gestito 16 top manager
a Roma sono stati fatti degli incontri con l'S-Drive fatto a giorno 0 e a giorno 90 con una serie di modulazioni sia di tipo integrazionale nutraceutico, sia di nutrizione applicata, sia anche con tecniche di cui poi Silvia ve ne parlerà, anche con l'aiuto del mental coach di un filosofo. Diciamo, Giorgio, siamo stati sfortunati perché avremmo dovuto andare io e te a relazionare l'8 aprile agli uffici dell'Enel, dove avremmo parlato dei risultati, ma io posso ora passare la parola a Silvia, che oltre che essere un'innamorata della medicina è una grande studiosa, soprattutto dell'animo umano. Lei ha studiato tantissimo il terzo cervello del cuore, mi ha insegnato molto di come usarlo meglio rispetto a quello che facevo, e sinceramente quando si incontrano gente così illuminata io te l'ho consigliata, perché è un peccato che in consessi di tale livello, dove stiamo facendo dominare episteme e non doxa, non venga fuori anche la parte psicobioenergetica che Silvia Di Luzio con tanta capacità ora vi saprà descrivere. A te la parola, Silvia, grazie.